Voi pensate che questa chiesa rupestre, era privata, era del proprietario del fondo attiguo e quindi era privata, non era accessibile a nessuno. L'aprivano loro e pregavano loro. E in questo appartamento attiguo loro ci vivevano. Ci vivevano in quanto la chiesa era di proprietà. Qui è un appartamento tipo, noi vediamo che è tutto bruciato, tutto affumicato, perché qua in effetti sarebbe stato una specie di cucina. Accendevano il fuoco al focolaio là, la stanzetta dove dormivano. Quando a quei tempi nemmeno i proprietari se la passavano poi tanto Te lo sto bene. mettendo. Cioè, questa si chiama cultura della pietra contemporanea, non che è l'antica antica, capito? Qui invece abbiamo, quando sono venute le belle arti, che poi hanno donato alla chiesa, le belle arti ha preso possesso di questo comprensorio, le belle arti hanno detto, no, ma questa è una fonte battesimale, perché hanno detto la vasca, la cose. Non è vero. Lì abbiamo una pietra. Quella pietra ha tanto significato. Quella pietra è un peso che serve per schiacciare qualcosa. Che cosa schiacciavano? Gli antichi, l'olio si è fatto già dall'epoca dei Greci e dei Romani. E qui è sempre stata una cultura di olio, di olive. Ancora oggi migliora al mondo. Allora, nella loro casa, ognuno aveva il frantoio rustico. E faceva l'olio delle sue olive, perché non c'erano i frantoi di oggi, i frantoi commerciali, i frantoi. E ognuno si arrangiava e chi voleva fare l'olio lo doveva schiacciare in questo A sistema. pietra. Che cosa faceva? A pietra lo faceva macinare da qualcuno che c'aveva la pietra che girava, poi magari loro se lo portavano qua o lo schiacciavano pure con i martelli, perché pure Sì, quello così devi si faceva. pensare. Lo mettevano qua nei silos, nei sportelli famosi di quella credine, di quella. Loro facevano qua a stramma. Sapete che è a stramma? Sì, anche perché l'olio veniva usato pure per le lanterne, no? Anche per le lanterne, per la luce, che non c'era l'elettricità. Forse E come dici cosa tu, facevano? che cercavano qua e poi c'è il coso che portava sotto, forse questa specie Bravo, lo di vedi che cosa. ci è arrivato da Ma sempre. è un ferentino Ma robusto. perché? Ti sto dicendo, in effetti, È qui vero. c'era la pila della pressa, la pressa naturale, la quale pressa facevano la pila con sti cosi, poi il pennolone, quello si chiama pennolone, serviva con una leva a braccio per tenere sotto pressione la malta o dell'oliva, che la tenevano sotto pressione 24-48 ore, scolava l'acqua e l'olio e andava in quella pozza piena d'acqua. Voi sapete che l'olio galleggia nell'acqua. Lo prendevano con un accrocco che si chiama, cioè diciamo utensile, per non usare, si chiama mappo. È come il coperchio della pentola. Quello No, quello è il pennolone che schiacciava la malta. Poi per pescare l'olio che galleggiava sull'acqua usavano un coperchio di pentola, si chiama mappo. Una specie di coperchio, che loro pescavano raso raso all'acqua, pescavano l'olio e lo separavano dall'acqua. E quindi era un metodo naturale per separare quello che era il prodotto dell'olivo. E quindi, quando io ho preso in gestione questa chiesa, l'ho presa in gestione da 4 anni, con la creazione della mia associazione. Ho studiato un attimino, ho detto io mi prendo cura di questa chiesa perché questa era sempre chiusa e l'umidità si bagnava i quadri. Io la tengo aperta gratis perché sono pensionato. Se viene qualcuno, sono disposto ad aprirla in qualsiasi momento e la curia me l'ha affidata. E quindi Ma questa è la stiamo. curia proprietaria di Questa questo. oggi è della curia di Sessa. Diciamo che lui è in gestione, Io la tengo, io sono, no? Il diciamo, custode, il ho capito, ma non custode. sapevo più di chi era la proprietà. No, della curia di Era di Sessa, sì. Monte Cassino, ceduta poi a. Sì, Quindi c'era il proprietario privato, poi dopo è Il successo. privato!
questa era di Montecassino e il privato pagava le decime a Montecassino, perché era sempre comunque della chiesa. Poi quando Montecassino ha ridotti i confini è passata la curia, anche perché il proprietario ha fatto una donazione della chiesa alla parrocchia di Rombolise, quindi la curia di Sessa, e in quel momento è diventato proprietario il vescovo di Sessa, la curia di Sessa. Quindi noi abbiamo alla curia unico documento che dice la proprietà da dove viene, una offerta della curia al proprietario alla fronte della donazione di 100.000 lire. L'unico documento che dice che questa chiesa oggi è della curia. Diversamente i proprietari non hanno nessun rogito, nessun atto ufficiale di proprietà e non hanno nulla. Non possono basare su nulla, nessun diritto. No, assolutamente, assolutamente. Siamo in guerra con i proprietari che hanno donato da 2-3 anni, poi io mi attacco perché io sono ex poliziotto, quindi non mi mette paura niente. Se ci sta il documento, c'è il documento. Dico scusa, tu vieni alla curia, trattiamo, facciamo, perché chissà ogni volta che viene una visita, venga, e dici questo è un mio, questo è un